TV, TV di comunità. Sviluppato questo progetto è stato molto interessante anche perché i nostri allievi fanno parte del settore ristorazione e durante il loro stage nei vari ristoranti della città hanno proprio applicato quello che hanno tutte le varie cose che hanno potuto apprendere durante questo percorso e in particolare hanno visto quanto spreco i vari ristoratori hanno ogni giorno e anzi hanno apportato magari delle piccole migliorie ognuno al proprio ristorante. Come Felcosumbre abbiamo affrontato il tema dello spreco alimentare per l'impatto importante e rilevante che ha sul diritto al cibo da una parte e sul tema ambientale, visto che è legato al consumo di risorse e che chiaramente influisce anche in maniera importante sul tema del cambio climatico, attraverso un'azione che cerca di mettere insieme, far dialogare e partecipare i ragazzi con gli enti locali, i cittadini, i giovani cittadini, con chi è deputato chiaramente a fare politica. Una questione che è la questione di tutte le questioni, che è quella di un corretto uso delle risorse alimentari. Il tema del giorno è frigorifero pieno, frigorifero vuoto. Frigorifero vuoto significa utilizzare meglio quello che si compra, non sprecare, probabilmente mangiare meglio e spendere di meno. La parsimonia, diciamo come atteggiamento mentale e pratico, potrebbe contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, perché uno si preoccupa di differenziarli e riciclarli, ne deve fare di meno. Oggi il frigorifero pieno, il 30% dei prodotti va direttamente in pattumiera, producendo quindi un cibo che si spreca e una spesa per le famiglie. Quindi ridurre la spesa delle famiglie non vuol dire rinunciare a mangiare bene, vuol dire solo cambiare stile negli acquisti. Mentre vediamo che spesso la raccolta differenziata nelle scuole elementari, dove è molto importante farla, ma anche alle superiori o alle medie, questa non è incentivata. Difatti nelle scuole superiori spesso si prova a farla, ma poi non ci sono i cassonetti adeguati per ridifferenziarla. Quindi se viene fatto il lavoro buono in classe, poi magari non viene... non c'è la possibilità di riportarlo, diciamo, in un contesto più ampio. Mi ero resa conto di cose che fino ad allora non avevo mai notato, come ad esempio la quantità di cibo che veniva sprecata o comunque che veniva gettata inconsapevolmente. Ritengo che nei confronti del cibo ci debba essere un atteggiamento molto più responsabile, perché è da considerare sia un diritto sia un dovere.